La Chiesa è santa e bisognosa di purificazione. Cari amici, ci accingiamo ad affrontare un periodo molto delicato e, se non stiamo attenti, è anche incomprensibile, perché parlare della Chiesa santa, diciamo, intrinsecamente si dice che non ci sta nulla che è cattivo, che è riprovevole, che è da scartare. E nella realtà della vita della Chiesa noi vediamo che ci stanno anche molte situazioni incresciose che non sono proprio col crisma della santità della vita. E quindi è necessario che in questo primo incontro del mese di maggio noi affrontiamo un poco questa problematica della Chiesa che è santa, ma nello stesso tempo ha bisogno di purificazione, perché nella Chiesa ci sono santi e ci sono peccatori. Nella prima visione di Gesù al piccolo, al giovanetto Francesco, prima che entrasse al noviziato, gli prospetta un poco questa situazione della Chiesa, che non è tutto rose e fiori, ma è anche un cammino doloroso e sofferto. E in modo particolare il Signore Gesù al giovanetto piccolo Francesco, che entrando al noviziato dovrà diventare fra Pio, gli prospetta che la sua vita deve essere e sarà certamente contrariata dalle forze diaboliche. E quindi è una realtà abbastanza critica. E nello stesso tempo noi dal Vangelo vediamo che c'è quell'episodio della tempesta sedata. Gesù sale sulla barca dove ci sono già gli altri apostoli e il mare era calmo e poi una tempesta che non si capiva più niente. E l'acqua entrava nella barca e Gesù dormiva. Tant'è vero che gli apostoli dissero: ma svegliamo Gesù, sennò qui andiamo tutti a fondo. E lo svegliarono. E Gesù disse al mare: calmati, fai il buono, fai il buono. Però disse pure: vi siete messi paura, e ci mancherebbe altro, stavano affogando. E perché Gesù non aveva paura, ma era sicuro del fatto suo. Cioè, la vita dell'uomo è una vita piacevole, calma, silenziosa, affettuosa, così come la si imposta, ma è anche una vita di sofferenza e di contrarietà. Nel caso specifico della vita di Padre Pio, con la tempesta sedata, Gesù fa vedere agli apostoli che c'è anche il demonio che rema contro la Chiesa e gli uomini della Chiesa. Quindi l'episodio raccontato dall'Evangelista Marco viene applicato giustamente alla barca di Pietro, che deve affrontare le insidie ordite dalle forze infernali, dalla cultura atea e liberista e da un recente spirito edonistico. Il rapporto al fondatore, la Chiesa, è di natura chiaramente divina. Invece nella sua componente umana è continuamente minacciata, perché Dio non regna ancora pienamente nel cuore di ogni uomo. Nella misura in cui dipende da Dio e si lascia condurre dalla sua parola e dal suo spirito, la Chiesa realizza sempre un cammino di santificazione e di purificazione. Nonostante i vari attacchi diabolici, in Cristo Signore trova sicurezza di salvezza e di durata nei secoli.
mentre gli uomini che ne fanno parte non le offrono alcuna garanzia del genere. Accanto alla fede vi è sempre la possibilità dell'eresia, accanto e quindi dell'incredulità, dell'ignoranza, dell'indifferenza, della superbia, dell'odio. Ciò sarà fatto fino a quando, alla fine dei tempi, Dio con la sua vittoria finale regnerà in tutti gli uomini. Quando abbiamo accennato, ci spinge a fare un cammino autentico di fede, perché non è sufficiente essere nati in una famiglia cristiana, partecipare alle belle liturgie, alle varie manifestazioni religiose con uno spirito dilettantissimo che a volte nasconde l'egoismo e disimpegno. La fede cristiana è riposta motivata ragionevolmente a Dio che ci viene incontro e in qualche modo lascia trasparire la sua presenza nella storia. Ora ci interroghiamo. Nel cammino della Chiesa possiamo scorgere una speciale manifestazione di Dio? Non vediamo come in ogni altra vicenda umana più ombre che luci? Un detto comune suona: non vi è sordo peggior di chi non vuol sentire e non vi è cieco più grande di chi non vuol vedere. La nostra fede è in Cristo Signore, che irradia la forza nella verità e dell'amore. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. La situazione di Padre Pio è questa: credere in Cristo Gesù, uomo Dio, che è venuto in mezzo a noi per farci piano piano essere più Dio che uomo, cioè vivere la grande spiritualità del Signore, che si basa principalmente nell'amore di Dio e nell'amore dei fratelli.